Il giardinaggio è sempre una valida attività da praticare in famiglia, a meno che lo Stato decida che la pianta coltivata è legale. E quanto accaduto a due pescaresi, padre e figlio col pollice verde, che con cura e amore avevano fatto crescere ben 37 piante di marijuana su terreno del demanio lungo il fiume Pescara. La piantagione è stata scoperta da un'ordinaria perlustrazione aerea, mentre era in volo, il pilota dell'elicottero dei carabinieri ha notato delle piante di un colore diverso e così gli investigatori hanno posizionato delle fototrappole. Queste hanno immortalato padre e figlio mentre annaffiavano le piante. Queste fototrappole dopo un po' di tempo ci hanno portato al risultato, hanno immortalato due volti e l'altro giorno è scattato i blitz, non è che abbiamo lasciato il campo così tranquillamente in balia diciamo di quello che succedesse, ci sono stati dei servizi diuturni per verificare chi è che vi si recasse. L'altro ieri, verso le 13:30, le due persone che sono state trovate mentre coltivavano e innaffiavano queste piante sono risultate essere poi quelle che erano state immortalate dalle fototrappole fornite dal comando dei carabinieri forestali. Secondo i carabinieri, il raccolto avrebbe fruttato circa 30.000 euro e adesso si sta cercando di capire se quella dei due era un'attività familiare o se erano parte di un gruppo organizzato. Nel frattempo i militari hanno intensificato la caccia alle piante illegali e a chi le coltiva. Noi siamo convinti che ci sono altre piantagioni perché è una zona che si presta a questo tipo di coltivazione e quindi supponiamo che ce ne siano sicuramente altre.